A Elio Vitorini chiediamo di riassumere per noi il suo intervento fatto in seno alla giuria del premio a proposito delle famiglie dei narratori e di Gadda. Io ho detto semplicemente questo, che bisogna distinguere i libri, che bisogna sempre ricordarsi che accanto ai libri che si possono considerare come beni di consumo, ci sono dei libri che invece bisogna, che hanno l'importanza di essere dei mezzi di produzione. E che a questi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione maggiore, il nostro, perché quelli che ci interessano per la storia della letteratura e per quella della cultura insieme, insomma, perché finiscono per avere significato culturale proprio questi che hanno, diciamo, un valore di mezzo di produzione. Ora, qui sarebbe da spiegare cosa è dentro il mezzo di produzione, cosa è dentro, ma insomma, questo, allora mi spiego meglio con una metafora più diretta che anche quella che ho fatto in questi interventi, cioè. Ancora un'altra distinzione tra letteratura che ha una funzione venosa, quando ricordiamo cosa vuol dire il sangue, insomma, delle vene, insomma, che arriva, che riporta il sangue sfruttato, lo riporta verso i polmoni, dove, insomma, è comunque una letteratura priva di ossigeno, una letteratura che usa quello che è stato fatto da altri. E poi distinguere invece una letteratura, diciamo, che ha la funzione artistica, arteriosa, la funzione, cioè, di portare il sangue ricco a nutrire la vita degli arti. Ora, con questa distinzione, appunto, ho cercato di dimostrare la grande funzione che ha in questo momento Gadda. Beh, e poi allora io ho dimostrato insomma, molto sommariamente, perché Gadda esercita questa funzione arteriosa, ma in un senso non soltanto per l'Italia, ma in un senso internazionale. E questo senza aver voluto offendere nessuno. Io di Gadda potrei dire tante cose, sono, è dal 31, il mio primo articolo su Gadda l'ho scritto nel 1931, ero un ragazzino, Gadda aveva 40 anni allora circa, non so, io ero un ragazzino, il primo articolo su Gadda un'altra volta nel 34, ma sempre l'ho seguito, non è una cosa, è un'insistenza. Che non significa fedeltà, non è per principio, per fedeltà, no, è un'insistenza, perché trovo, allora nessun altro, non c'era, Gadda era ignorata da tutti, ma insomma, mi sembra che ora sia venuto il momento giusto in cui lui può avere il suo valore, può trovarlo nella cultura italiana, può trovare tutto il suo valore, tutta la sua importanza, insomma.